Diego Fusaro, buonasera, un gradito. Grazie, un gradito ritorno dopo gli appuntamenti lucerini organizzati dal Frizzo. Adesso il pensiero di Fusaro e la sua nuova iniziativa che si chiama Interesse Nazionale sta prendendo piede anche a Foggia, il capoluogo di provincia. Diego, ci puoi spiegare in breve cos'è Interesse Nazionale e cosa volete fare da grandi? Dunque, intanto vi rivolgo un caro saluto e vi ringrazio per l'invito. L'Interesse Nazionale è un'associazione culturale, è una rivista filosofico-politica ed è una scuola di filosofia. Queste tre realtà coesistono nell'Interesse Nazionale come struttura. Che cos'è l'oggetto in questione dell'Interesse Nazionale? Noi siamo convinti che oggi, nel tempo della mondializzazione capitalistica dei mercati e della globalizzazione delle anime e dei corpi, occorra ripartire dall'interesse nazionale, ma non declinato in senso nazionalistico. Anzi, il motto della nostra associazione è né mondialisti né nazionalisti, ma in chiave internazionalista, cioè come rapporto solidale fra le nazioni. Internaziones, internazionalismo, questo dice, non può esservi internazionalismo se non vi sono le nazioni, evidentemente, e quindi è un tentativo di ripartire dal lavoro nazionale, dall'impresa nazionale e dalla cultura nazionale, non per portare avanti un bieco discorso nazionalista e aggressivo, bensì per riscoprire la propria cultura, la propria storia, e da lì per ricostituire una sorta di moderno principe, diremmo con Gramsci, che porti avanti l'interesse del popolo italiano. Del resto proprio Gramsci, che è citato come esergo, diciamo così, della nostra rivista, scrive nei Quaderni del carcere che il punto di vista è certamente internazionale e il punto di partenza è nazionale, testualmente. Bene, quindi mi sembra di capire un laboratorio politico che non prelude direttamente alla formazione, ad una formazione politica che abbia questo nome, Interesse Nazionale, quindi una fucina di idee da suggerire alla politica, mi sembra di capire, o no? Sì, noi abbiamo troppo spesso un'idea fuorviante della politica, giacché pensiamo che la politica sia qualcosa di esteriore rispetto alla cultura. Bene, dal nostro punto di vista invece la cultura è già innervata di politica, ha una sua chiara vocazione politica, lo sapeva già tra l'altro in maniera paradigmatica, vorrei dire, Platone, quando scriveva che la filosofia è in quanto tale politica, in quanto tale legata alla polis e alle sue dinamiche. La cultura è per sua essenza il modo con cui gli uomini acquistano coscienza di sé, della propria posizione obiettiva nel mondo, che è il mondo storico, sociale, metafisico, è il mondo inteso nella sua totalità, potremmo dire. Quindi è chiaramente presente una dimensione politica nella cultura ed è una delle tragedie del nostro tempo pretendere di liberare la cultura dalla politica, perché semplicemente la cultura diventa in questo modo politica nel senso più, diciamo così, più scontato e inefficace, cioè di semplice lasciare essere le cose come sono. Ecco, Diego, ma torniamo alla vocazione internazionalistica di Interesse Nazionale. Tu sei un convinto assertore della teoria dello Stato commerciale chiuso. Questo Stato commerciale chiuso come si declina alla luce degli accordi internazionali che l'Italia ha già stipulato, alla luce dell'appartenenza alla NATO? So che recentemente sei stato a Belgrado, sei stato molto critico circa l'intervento del governo D'Alema nella, chiamiamola, guerra di pace contro i serbi. Ecco, quindi cosa suggerirebbe Interesse Nazionale a riguardo della NATO e dell'appartenenza all'Unione Europea? Dunque, anche in questo caso partiamo dalla cultura. Io sono un grande appassionato, diciamo così, della filosofia di Fichte, il quale Fichte, oltre a essere noto come un grande idealista, di un idealismo soggettivo, come dirà Hegel, è anche l'autore del trattato sullo Stato commerciale chiuso, 1800, nel quale testo Fichte aveva già ben chiari i dilemmi della cosiddetta mondializzazione, anche se egli non la chiamava in questo modo, e proponeva come soluzione ai drammi della mondializzazione lo Stato commerciale chiuso, cioè l'idea di uno Stato in cui la politica disciplinasse l'economia. Era ben chiaro a Fichte
come la mondializzazione, anche se ripeto egli non impiega questo lemma, stesse portando a una spoliticizzazione, potremmo dire, a un modo anarchico di gestire le cose abbandonate al mercato. Egli impiega nel suo testo una formula molto bella che è Handelsanarchie, l'anarchia del commercio, cioè se noi togliamo gli stati sovrani nazionali come unità politiche in grado di governare l'economia, la polis e di amministrare in funzione della comunità umana e dei suoi bisogni, prevale il meccanismo centrifugo delle spinte individualistiche acquisitive dell'economia di mercato anarchica per sua essenza, l'anarchia del commercio, per cui occorre ripartire da uno Stato inteso come potenza politica egemonica che disciplina l'economico. Senza questo, che poi possiamo chiamare Stato commerciale chiuso, possiamo chiamare Stato sovrano nazionale, possiamo chiamare potenza del politico. Una domanda secca, ma l'Italia secondo te dovrebbe uscire dalla NATO o rivedere l'appartenenza alla NATO, i trattati di... stipulati a suo tempo con le nazioni vincitrici del conflitto? Ma dunque, bisogna intanto domandarsi quale sia l'essenza della NATO. La NATO, posto che potesse avere un senso, ammesso e non concesso che potesse avere un senso, lasciamo in sospeso la questione, la rinviamo a un altro momento. Quel che è certo è che la NATO non ha più alcuna ragione storica di esistere quando, Berlino 1989, quando implode quel sistema che, pur con tutte le sue contraddizioni, aveva mantenuto, diciamo, un'alterità rispetto al mondo capitalistico. Venuta meno l'Unione Sovietica, viene meno anche la ragion storica di esistere della NATO. Contro chi deve proteggerci la NATO in un mondo, quello post 1989, in cui non c'è più il nemico sovietico? La mia risposta è che la NATO serve oggi a proteggerci da noi stessi, cioè serve per impedire che si ricostituiscano nazioni sovrane, autonome, sottratte alla longa manus della potenza talassocratica del dollaro, che è quella che gestisce la NATO effettivamente. E credo di averti risposto molto nitidamente alla questione. Certo, non hai fatto il politico, sei stato molto puntuale, non hai cercato di svicolare, perché sai, queste sono domande alle quali alcuni tendono a sottrarsi. Beh, come diceva Gramsci, il primo gesto rivoluzionario è chiamare le cose col loro nome. Bene, a tale proposito ho avuto modo di leggere, il piacere di leggere un articolo scritto dal tuo maestro, il professor Costanzo Prive, nel quale lui si proponeva, e ci è riuscito credo alla grande, di riscrivere l'alfabeto marxiano, vale a dire di combattere le degenerazioni marxiste del pensiero di Carlo Marx, riscrivendo, impostando nuovamente i suoi concetti basilari, i suoi elementi costitutivi. Alla luce di questo alfabeto, ecco, come si coniuga un altro caposaldo del pensiero di Preve, vale a dire il comunitarismo, con l'interesse nazionale? Cioè, è possibile una sintesi? Esiste già una sintesi? Dunque, sicuramente Marx potrebbe essere collocato nello spirito e nella lettera dei suoi testi come un pensatore comunitarista, cioè che pensa alla comunità. Se noi vogliamo un po' schematicamente, e mi perdonerete, dividere per due grandi linee la storia della filosofia occidentale, potremmo dire che vi è una linea il cui fondamento si ha nella filosofia greca, che è comunitarista, cioè che pensa essere l'uomo un animale intrinsecamente comunitario. Aristotele, ad esempio, l'uomo come zoon politikon nella politica, ma poi anche Platone, anche i cosiddetti pensatori presocratici o dell'origine, che dir si voglia. E poi c'è un'altra linea che è quella moderna, squisitamente moderna, che mette capo in forma paradigmatica al pensiero di Thomas Hobbes, il quale scrive invece che l'uomo è un individuo acquisitivo e anticomunitario, antropologicamente tale da vedere nell'altro un lupo pericoloso che deve essere sedato, esatto, e messo fuori gioco essenzialmente. Queste due linee diverse, che qui ho sommariamente semplificato e me ne scuso, arrivano fino ai nostri giorni, se consideri che Margaret Thatcher disse che non è
esiste la società, esistono solo gli individui. Era un ritorno ostentato al pensiero di Thomas Hobbes, ma pensa anche ad alcune correnti contemporanee comunitariste come McIntyre, Taylor, tutta una serie di autori di varia provenienza che mettono di nuovo al centro il tema della comunità. Come si colloca Marx rispetto a tutto questo? Ma Marx nei Grundrisse, i lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, i volumi preparatori rispetto al Capitale, scrive testualmente che l'uomo è uno zoon politikon, cioè riprende alla lettera la definizione di Aristotele, che anzi nel Capitale saluterà come un genio greco, come il più grande genio greco, ed è peraltro l'autore più citato nel primo libro del Capitale, Aristotele. Ebbene, Marx si richiama esattamente a quella linea di pensiero. L'uomo è un animale comunitario che nasce in comunità e che come individuo può istituirsi solo per astrazione rispetto alla comunità. Cioè tu come individuo puoi creare te stesso, diciamo così, puoi individualizzarti solo a partire dalla comunità, come momento secondario rispetto alla comunità di cui sei parte. Peraltro voglio ricordare come, per fare un po' di filologia marxiana, nell'ideologia tedesca 1845-46, pubblicata solo nel 1932, Marx scrive testualmente che l'uomo esiste solo nella comunità, nur in der Gemeinschaft, letteralmente, nur in der Gemeinschaft. Quindi Marx è ben distante, tanto naturalmente dall'individualismo acquisitivo proprio della tradizione liberale, quanto dal collettivismo che in suo nome opererà nel Novecento. Il collettivismo, ha detto giustamente Martin Heidegger, non è altro che l'individualismo portato al livello della totalità, l'individuo che diventa totalità essenzialmente, no? Una forma di individualismo, per paradossale che possa essere, pensato a livello di totalità. Quindi individualismo e collettivismo sono le due facce della medesima medaglia. In mezzo cosa c'è? C'è il comunitarismo. Il comunitarismo è, in estrema sintesi, quella filosofia politica che prova a intrecciare dialetticamente l'elemento dell'individuo e quello della comunità, pensando che l'individuo possa realizzarsi appieno sempre e solo nella comunità organica di cui è parte. Ora, prima di Marx era stato lo Hegel soprattutto a valorizzare questo aspetto, nei lineamenti di filosofia del diritto, dove ricorre anche l'immagine della comunità come organismo, con l'apologo anche di Menenio Agrippa, l'idea che l'individuo si realizzi appieno come parte di una comunità e non possa esistere esternamente rispetto alla comunità. Quindi nel lessico marxiano preventivato e mai realizzato purtroppo da Costanzo Preve, sicuramente la parola comunità svolgerebbe una parte essenziale. Bene, da un punto di vista teorico è chiarissimo come sempre il tuo pensiero. Le applicazioni pratiche quali sono? Fammi capire, ad esempio riguardo ai mezzi di produzione, il comunitarismo cosa prevederebbe? Oppure cosa prevedono le idee di Fusaro e di interesse nazionale? Dunque, l'idea del comunitarismo, così come la decliniamo noi, prevede essenzialmente che i grandi mezzi della produzione debbano essere nazionalizzati. Ad esempio, pongo alcuni esempi concreti, la Fiat ad esempio deve essere nazionalizzata, anche perché ad oggi con la Fiat si è utilizzato puntualmente una sorta di comunismo capitalistico. Cosa intendo per comunismo capitalistico? Che i profitti venivano privatizzati e le perdite venivano generosamente rese pubbliche. Occorre invece nazionalizzare queste grandi strutture che dovrebbero essere nazionali, no? La Fiat, le grandi strutture, le banche naturalmente. Questo non vuol dire però togliere all'individuo la sua attività imprenditoriale di artigiano, commerciante o di imprenditore. Ma chiariamo allora questo aspetto. Significa che, come dice benissimo Hegel nei lineamenti di filosofia del diritto, è giusto che gli individui perseguano il loro fine particolare, ma questo fine particolare giammai può entrare in contrasto con l'interesse nazionale dello Stato, cosa che anche la nostra Costituzione peraltro prevede. In questo è hegeliana la nostra Costituzione, forse inavvertitamente, ad ogni modo hegeliana. Questo è il punto fondamentale. L'interesse nazionale deve armonizzarsi con l'interesse delle imprese, le quali non possono mai confliggere con l'interesse nazionale, perché deve essere l'interesse nazionale a prevalere.
Ecco, Diego, a tale proposito, abbiamo parlato di banche, ma ti sei occupato qualche volta del signoraggio, della questione relativa alla usurpazione del potere di battere moneta da parte di organismi privati, che tali pare siano diventate le banche centrali. Giacinto Auriti, un professore scomparso, se ne è occupato, ma ne aveva già parlato Ezra Pound, sia pur non chiamandolo signoraggio, ma ponendolo sotto la visuale dell'usura. Per lui l'usura raggruppava un po' tutto, lo sfruttamento del denaro che produce denaro. Ecco, tu a riguardo cosa dici, cosa ne pensi e cosa vorresti fare? In breve, mi rendo conto che la sede non è ecco, agevole parlarne in questa sede. Usura che offende divina bontade, sono le parole di Dante Alighieri, che mi pare debbano essere recuperate integralmente. Di che stupirsi, non vi è alcunché di cui maravigliarsi che in un tempo in cui tutto viene privatizzato anche le banche vengano privatizzate integralmente, anche la moneta sia privatizzata, l'euro, una moneta privata. La cosiddetta moneta unica è una moneta privata internazionale che non è più di competenza delle banche nazionali, dei popoli, ma che le nazioni e i popoli per utilizzare devono prendere a prestito da enti privati, con tutti gli effetti usurocratici che tu prima puntualmente evocavi. Per cui sono in sintonia con questa teoria, anche se non penso che essa, come talvolta viene presentata, sia tale da spiegare l'intera totalità sociopolitica. È una parte importante, ma preferisco sempre ragionare hegelianamente guardando alla totalità. Ti ringrazio molto, non so se il direttore vuole fare qualche altra domanda. Roberto, chiudiamo qui, grazie Diego Fusaro, alla prossima. Un caro saluto da Diego Fusaro.